21 marzo 2018 Milano. Sandro Kulenovic, 18 anni, Getty Images. Rigori amari, beffardi, senza appello. Torino e Milan, due tra le squadre favorite, salutano la Viareggio Cup agli ottavi di finale, eliminate da Rijeka e Parma dopo aver pareggiato 1-1 nei 90 minuti regolamentari. Per i Granata il K.O. spietato, dopo il gol subito a gara ormai chiusa, in pienissimo recupero. Rischia, e quanto, anche l'Inter, che solo nella lotteria finale riesce a superare la Pro Vercelli, dopo il botta e risposta Brignoli della morte a met ripresa. Sorride la Juve trainata dal solito tandem Kulenovic-Montaperto. Un gol a testa per i due gioielli, quanto basta per dare appuntamento al Rijeka nei quarti, venerdì. Avanti anche il Sassuolo campione in carica e la Fiorentina che, sotto due volte, elimina l'Empoli finalista nel 2017 e prenota la sfida con i neroverdi. Genoa, due gol di Salcedo e Inter ai quarti di finale, e Venezia Valanga, 3-0 su Spezia e FKRFS. Torino e Milan, che beffa, il campo di, i rigori tolgono. Torino e Milan dicono addio al sogno di alzare la Viareggio Cup nel modo più crudele. Dagli 11 metri, dopo due partite tiratissime. A tradire, proprio chi ai rigori aveva condotto le due squadre, D'Alena, autore del gol del Granata, e Pobega, che aveva ridato ai rossoneri la parità contro il Parma. L'eliminazione del Toro terribilmente crudele per modalità e tempistiche. I ragazzi di Coppitelli, passati in vantaggio a met ripresa, conducono la gara fino all'ultima palla lanciata in mezzo all'area, quella che regala il pareggio di Mulacal Rijeka. Un colpo che taglia le gambe e ammazza mentalmente, cattivo presagio del crollo ai rigori, che si manifesta con gli errori di D'Alena, Fiordaliso e Bianchi. Sempre il dischetto abbandona il Milan privo della stellina Thiago Dias e in nazionale contro il Parma. Gli emiliani passano in vantaggio dopo due minuti grazie all'autogol di Merletti, ma vengono raggiunti al 20° minuto da un'invenzione di Pobega. La regola amara dei rigori non risparmia nessuno e proprio Pobega, di gran lunga il migliore in campo, trema davanti ad Adorni nel primo rigore rossonero. Sbaglia anche Ilali, mentre il rigore decisivo lo realizza Longo, Parma ai quarti. Alessandro Lupi, allenatore del Milan Primavera. La press è ancora KULNOVIC, Juve ai quarti, questa volta, l'ultimo pezzo del suo repertorio l'ha mostrato dopo nemmeno 150 secondi. Pallone che casca in area e destro al volo mortifero che pietrifica Vitali. Nella Juve che elimina la rappresentativa Serie D e vola ai quarti di finale, c'è sempre la solita firma, quella di Sandro Kulenovic, a segno in ogni gara è arrivato a quota 5 reti nel torneo. Ma per i bianconeri, che hanno perso per strada tra gli altri anche Del Sole e Portanova convocati in nazionale, c'è da sudare almeno fino a inizio ripresa. Alberti, intorno al 20° minuto, fredda dal dischetto Loria rimette tutto in equilibrio. Il gol spartiacque quello a 10 minuti dalla fine del primo tempo di Deli Carri, bravo a sfruttare un angolo di Montaperto e il blocco al centro dell'area per insaccare con il piattone. In avvio di ripresa, sigilla la qualificazione Montaperto, con un gran sinistro per il 3-1 finale. I giocatori della Juventus esultano per il passaggio ai quarti di finale della Viareggio Cup. Getty Images Sassuolo Fiorentina ok, niente replay della scorsa finale. Se il Sassuolo vince, trascinato dal gol di rapina del protagonista indiscusso Mota Carvaio, non può brindare l'Empoli che perde il derby toscano con la Fiorentina e saluta la competizione. I viola soffrono, passano due volte in svantaggio con le reti di Zelenkov e Zini, poi ribaltano tutto dal 70° minuto all'80 minuti con Gori e Meli e si prendono di prepotenza le Final Eight, dove sperano di giocarsi le proprie carte per il titolo. Rutilanti 3-0 per Venezia e Genoa, contro i lettoni dell'FKRFS e lo Spezia. I lagunari continuano a essere la rivelazione del torneo e dopo aver chiuso un girone tosto con Sampdoria e Partizan Belgrado a punteggio pieno, continuano il loro percorso netto, in una gara dominata.
Nel grifone di nuovo il classe 2001 Salcedo a prendersi la ribalta, trovando le reti 2-3 nella manifestazione. L'attaccante, fiore all'occhiello rossoblu, trova errore all'Inter, che tanto aveva cercato lui e Pellegrini in estate. Paura Inter, la capolista ha tremato sul serio. Complice una rosa falcidiata